Ho la necessità fisica di girarlo, di girarmi, quando mi rimane i cani così. Vedi, quindi potremmo andare qua. Secondo me Lucio arriva lì. Dove arriva? Lì, secondo me, perché questa qui, eccolo. Eccolo lì, è là che raspa. Sta raspando? Sì. Ma non t'ha visto? O sì? Ora. Sì, sì, andiamo pure. Andiamo pure. Dietro. Sarà eterna. Vediamo quanto ci mette quell'altro. Lui continua da là, eh? Me lo vedi lui? Può essere che la legna sia... Andiamo indietro? Adesso andiamo. No, lascia pure.
Diciamo che eravamo fuori, non è un problema. Ecco, guarda, adesso se l'è messa via questa. Buon, fermati. Andiamo ancora un po'. Secondo me non è uscita, proprio visto partire a scheggio e bianco. Adesso ci andiamola. No, no, ma fai pure te. Però è dalla rete? Sì. Proviamo ad andare in là piano piano adesso. Vedi? Vabbè, è venuta così. Adesso è interrotta. Vabbè, anche questa è un'interazione, anche questa. È la scondizione. Guarda. Ciao bella. Abbiamo fatto il giro da qua perché così. Allora, Giancarlo. Piacere. Elena. Piacere. Che così lui buongiorno, ha filmato salve. Come si muoveva Duccio per vedere noi da fuori. Allora, vi spiego. Dimmi, visto che le dinamiche sono tante, nel senso che posso andare prima dentro io e liberarlo. E voi venite dentro con la macchina, perché assolutamente se venite a piedi altro che i 5 minuti di terrore dell'altra volta. Davvero? Sì. Davvero? Tutti e tre i cani hanno queste cioè la Bianca è lui. Se uno viene dentro a piedi, se non ci sono io, non so cosa possa succedere. Ma cane da guardia. Con lui. Okay. Quindi c'è la dinamica che vado dentro io e vi spiego le varie possibilità e lo libero. Ma quindi tu lui voi lo porti vede fuori al guinzaglio? Duccio non mi hai portato. Ma stai scherzando? Ok, mi immaginavo, infatti. Cioè, a parte che secondo me ti travolge. Che voglio dire, non è mio. Lo so, mi strapperebbe il braccio perché bisognava abituarlo fin da piccolo. Non è proprio, non esce. Lui all'inizio usciva con me tutti e tre, prendendomi dei grandi rischi. Cercavo di uscire negli orari qui in campagna. Sì. Perché come ti dicevo fanno branco, però paradossalmente lui poi forse è quello che mi ascoltava di più quando andavamo in giro. Questo fino a che età? Ma fino, beh, fino a 3 anni fa. Quindi tre fino anni fa, a 4 poi anni. Scusa, loro adesso hanno 7, ne hanno 8, 8, 8 fino compiuti a 4-5 anni fa. A gennaio, sì. Ok. E poi insomma non l'ho più fatto, sì, perché non, anche se riuscivo a bastare, però io ero sempre in tensione, cioè portare tre cani liberi di quella taglia lì e così. Allora vi dicevo, cioè, ma scusami un secondo, quando lui era fuori secondo te era più rilassato e preso dalle cose? Sì, assolutamente. Che dentro è più vigile, è più nervoso. Sì, fuori rincorreva. Ma c'è una porta che apre qua? Un cancello? Qui, no, questo. Cioè c'è questo qua dal magazzino. Se lui esce qua, hai paura di perderlo? Ti do del tu, scusami. Sì, 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 sì. Hai paura che se ne vada via o sta un pochettino a osservare? No, no, lui va via. Lui va via perché sentono le lepri e sentono, quindi se io sono qua, quando io sono qua, lui è là già in fondo, quindi no? Non ti fidi. E non è mio. Sì. La Bianca. E poi sai, se ci sono delle le lepri vanno ovunque, se lui mi va dall'altra parte della strada. No, ma lo scopo è quello di tenerlo con noi o ma fare delle cose, però che lungo? Ma sai, se non è abituato a guinzaglio, tiene un altro schema, cioè, comunque sì, va bene. No, allora, senti, cioè, lo possiamo fare, però solo con lui, cioè, perché tu vuoi partire da questa esperienza prima di vederlo dentro? Ma io vorrei comunque dargli una marcatura positiva, non presentarmi con io sono un intruso, sono un intruso. Cioè, visto questa, com'era andata con questo me l'altra terreno volta, neutro, questo è un terreno neutro e terra di nessuno, nel senso che, ok, la tua è lì, qui però se ci sei tu che stacco. Sei il referente e comunque vediamo perché vedi lui che è comunque, adesso si è rilassato? Lui è comunque dov'è? È lì sotto, è lì. Lui è preoccupato, nel senso che arrivi lì, abbaia, 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 però arretra, non è perché il cane è un pauroso, da perché sì, è un pauroso. Sì, sì. E quindi tutto di quello che succede. No, allora, sì, ditemi voi, io mi finivo di sfidare. No, no, parla pure perché io intanto penso un attimo al da farsi, perché il cane lo vedo ora per la prima volta. Allora, perché? Allora, o possiamo fare la dinamica che abbiamo fatto con lei, che è sicuramente la peggiore, perché lei è scesa dalla macchina,
senza che io facessi, sì, senza che io facessi da filtro, visto che lui era dentro, io gli ho aperto la cosa e io non facevo da filtro, non ero in mezzo, lui l'ha subito puntata. Invece quando viene gente, appare che più o meno sono sempre gli stessi, però all'inizio lui è libero, li vede entrare con la macchina, loro stanno su, perché io avviso tutti, a meno che non sia gente che è già entrata, che conosce. Allora tu mi volevi far fuori, insomma. Cara, ma tu sei l'esperta, io ti volevo far vedere la cosa peggiore. Grazie, la vuoi mi capire? Mi fa la Fabia, ma sei sicura che non l'abbia fatto apposta? Ho detto, ma io spero di... Praticamente sì. Adesso non è che ti volevo del male, però sei stata vicino. Non hai capito? Bene. Quindi quando la gente viene, a parte che già quando suonano io gli do una voce dalla casa e lui sente la mia voce. Poi io vado giù. E cosa fa quando sente la tua voce? Cioè, aumenta per un attimo oppure si calma, si placa subito? Perché la tua voce può essere un rinforzo. Arriva qualcuno, tu lo chiami, ok, sto facendo un bel lavoro. Si calma. A volte. Sì, a volte, non a volte. Sempre, okay. Sai, dipende. Dipende da quanto dipende perché dipende se una persona c'è già stata, c'è no, poi io ho visto che ci sono delle persone che proprio non le manda giù fin dall'inizio e continuano a mandarle giù anche se le conosce. Quindi allora dicevo che io alle persone che vengo gli spiego un po' la situazione, se le persone o è la prima volta o hanno paura io gli dico di stare in macchina. Apriamo lo sportello, lui le annusa, okay. Io lo accompagno con la voce, dai Duccio, non so, è la Chiara, è la cosa, e poi loro escono. Uh-huh. E lui ha queste dinamiche che poi con qualcuno si calma subito, e con altri comincia a guardarli storti, a indietreggiare, e va verso casa sua di solito quando fa questa cosa qua, viene in questa casa qua. Però camminando all'indietro. E più o meno sì, cammina tiene così e tiene d'occhio. Uh-huh. Tiene d'occhio. E basta, e questo è quanto vi ho prospettato. Quindi sì, sicuramente quello che tu hai coso... Era il top. No, ma non è che proprio l'abbia fatto apposta, però ho detto, cioè voglio dire, lei è esperta, io, hai capito, là, aprendo la cosa, io non ero in mezzo, lui proprio ti ha puntato. Comunque, se lo vogliamo far uscire... No, stiamo ancora qua, un secondino, raccontami ancora delle cose. Delle cose, ad esempio... Cioè, guarda, per me lui dei tre è il più intelligente, alla fine. Perché dici questo? Ma perché non essendo mio, poi vedo che in molte situazioni, anche se voglio dire, l'ho visto crescere, lui sa benissimo che quella è la sua casa, che Massimo è l'altro ragazzo, è un padrone che non sono io. Però dicevo con lei, però forse molto come sì, perché io sono quella che me lo curo di più a livello della piccola, gli allungo il cibo. Questa è comunque la figura femminile che ha davanti, no? Massimo un maschio, però lui aveva, quando è cresciuto, c'era suo fratello e l'amorosa del fratello, che l'amorosa del fratello in teoria è la proprietaria di Emma, che se n'è andata via. L'ha lasciata, infatti secondo me ha sofferto di questa cosa qua. Però lui mi fa morire, cioè stavo pensando a questa cosa che una volta mi era scappato, perché qua c'è il magazzino, no? È andato subito in fondo, io Duccio, che lui sapeva che io lo volevo riportare a casa, è andato nel fossato in fondo e si è chinato, si è nascosto con i bimbi. Aveva giocato a nascondino perché lui aveva capito che io lo volevo riportare a casa. Cioè a me questo mi fa ridere perché cioè non so, Bianca fa una cosa del genere che Mia non l'avrebbe percepita, forse perché lui sa che lo porto poco fuori, lui sa che in quel frangente era scappato. Però mi hai detto anche che lui è stato sgridato un po' di più. Sì, lui alle da piccolo secondo me l'hanno picchiato, perché questi ragazzi avevano avuto una bimba e lui, stranamente, loro dormono qua, no? Lui e la madre, quindi non era da solo, dormono sempre insieme, lui piangeva tuttora. Cioè,
o sono separati e alla sera si riuniscono? E dunque, di giorno stanno insieme, la sera la Bianca dorme in casa mia, Duccio e Lemma dormono in questa casa dove c'è il suo proprietario. Perché ha chiuso Duccio perché arrivavamo noi, suppongo, perché se lei è a casa... Dici separati? Ah, nel recinto? No, quando sono... l'abbiamo fatto da quando Duccio ha morso la mia. Ma quando sei a casa però li lascia insieme? Sì, sì. Cioè, lei libera Duccio, quando però loro non c'è nessuno a casa, dopo quello che è successo. Quella dinamica Bianca, è successa che noi non loro c'eravamo. Non sono tranquilli. Quando ci e allora sono io, lui c'è il padrone, stanno sempre insieme, ma io non ho timore di... Sì, perché comunque ci sei, quindi al massimo. Ma ci sei. Sono, poi sai cosa. Ci se sei, ci ma sono. Puoi essere in casa o fare le tue cose, quindi non hai sempre gli occhi sui cani. Ma no, più... ma... Cioè, voglio dire, c'ho la porta aperta, sì, la Bianca sa che si può rifugiare da me, cioè... Cambiano le recinzioni? No, apro solo la porta. Quindi cambia perché c'è il passaggio, cioè nel c'è senso il passaggio che lascia aperto separato. Quel cancello lì. Ok. In sostanza Duccio è chiuso in questa situazione, se c'è qualcuno. Duccio solo quando noi non ci siamo. Non ci sono, quando non c'è né lei né Massimo, giusto? Sì, oppure se c'è qualcuno che ha paura. Esatto, oppure allora. se c'è dei movimenti. Cioè loro sono nati insieme, cioè fino a 2 mesi fa sta recinzione non c'era neanche. Sì, infatti. Però vi basta pensare che quando siete in casa il cancello, la porta è aperta e quindi questi due spazi comunicano per pensare che non dici si aggredisce. Questo spazio qua? Dici questo sì? Spazio qua comunica? Sì. Sì, questo sì. Spazio con quell'altro là sì, di là. Sì, io mi sento sicura anche se ho la porta di casa mia chiusa. Ma dai, sono a casa, un tafferuglio lo senti. Cioè qua. Magari, voglio dire, è una no, mia no, sensazione errata. Sto pensando al lato cane. Sì. Cioè, se separandoli ovviamente l'interazione non c'è. Sì. Ma se c'è la comunicazione potrebbe succedere potrebbe succedere e non succede mai... nella vostra mente solo esatto. Perché ci siete da qualche no, parte in non questo è, spazio no secondo me non è che non secondo me non cioè, è no così. Perché io vorrei è il ragionamento del proprietario che dice se ci sono io presente quindi se la situazione degenera ci sono e non degenera come è successo l'altra volta fino al ma perché voi pensate che il cane abbia ben presente che ma il comportamento è talmente diverso che io addirittura da fuori riuscivo a lui era sdraiato davanti alla recinzione andare da lui sedermi di fianco a lui dargli crocchini e lui sembrava un altro cane. Comunque sì, cioè, era come se si sentisse sicuro a tante cose strane come quando vengono delle persone magari soprattutto secondo me lo fa anche con l'operaio tipo viene quello a fare il rifornimento di GPL così beh lui tutto ci quello che è nuovo ci sono io c'ha queste cose che con alcuni non tutti li marca e poi tenta come di morderli cioè si mette da un lato tipo dal braccio e cerca di fare dei morsini e io Duccio cosa fai? Ah sì? Sì sono cose strane però non li tocca. Ma perché poi ci sono poi io, eh? Sì, però fa tipo stop. Degli snap? Sì. Come se volesse... Sai come quando si spulciano? Che il grooming è quello però, cioè... Gni. Però toccandolo? E poi vengo qui, snap. Non lo snap. No, gni. È tipo... Il grooming, ma okay. Su, ad esempio, sui pantaloni così okay. Fa? Sfiorando anche sfiorando. La pelle. Sfiorandolo, sì. C'ha dei lavori tutti tira suoi, su, tira qua. Su il labbro. Ah, l'altra cosa che mi fa morire da ridere è soffia come i gatti. Lui soffia come i gatti. Tira su, fa... Ma questo lo fa, ad esempio, molto spesso verso i bambini, che per lui sono un oggetto molto strano. Più sono piccoli, più lui ha paura, li vede come una cosa... Indefinita? Sì, soffia. Ma soffia facendo così o... No. Proprio qua, come i gatti, tira su. È un inizio di ringhio che però è un soffio. Non so come... L'ha fatto anche prima, secondo me. Non so come descrivertelo. Sì, quelle... Quando ti sta dicendo stai lì, non l'hai visto sì, fare... Beh, sono situazioni di... Che beh, vuol dire sì, stai quando... lontano, sì, stai, sì, però... Sì, comunque parte del... Fa parte di... Ecco, aspetta. Adesso l'esempio è rilassatissimo. No. Però no? Mentre io prima. Vabbè, ecco qua le orecchie che vanno su. Ecco, e ti guarda e tu gli dai rinforzo.
Ah, non si può. No, non è che non si può, però questa è la dinamica, cerca che succede. Certo, lei. T'ha guardato e tu gli hai guardato. Allora, non hai detto niente, ma è uguale. Cioè, Bianchi, contatto visivo. Questa reazione la fa su questa recinzione. Sì. E su quella là, con me dentro al giardino, rimaneva sdraiato, vero Elena? Però, ti dico... c'è stata un'occasione in cui lei si è messa a tremare, tu mi raccontavi. Ah, sì, no, vabbè, a parte che questi morsi... vabbè, sempre quella è stata qui, una vera aggressione, però l'aveva morso sia prima che dopo. Tipo, l'aggressione gli avrà dato 50 cose, lei era esausta, era praticamente, secondo me, in fin di vita. Ho detto come a lei, ho detto, se ci fosse stato un altro cane con una pelle diversa o più piccolo, l'avrebbe ammazzato. Cioè, gli aveva dato così tanti morsi che era deforme. Però prima e dopo erano successi degli episodi dove lui, ad esempio, una volta gli aveva aperto in due la guancia, in un morso, ma gli aveva fatto... Ti ricordi in l'occasione lì, lei era in calore? No. Quindi no. Abbiamo tolto... Solo l'aggressione grossa era in calore. Okay, quindi lui, anche quando non erano in calore, in caso di discussione... E dopo l'aggressione grossa, prima che lui lo castrassimo, perché adesso è castrato... C'era un giorno che io ero là con mia madre e una persona, non era successo da molto questa aggressione perché sarà passato un mese, e eravamo noi tre persone qua, la Bianca era lì, lui arriva da qua, lei si è paralizzata e ha incominciato a tremare. Ma ha fatto specie perché c'ero io, quando non ci sono io è ovvio, non lo posso sapere. Quindi anche se c'eri tu, comunque lei. Poi l'altra cosa che ho detto con lei, anche adesso ci sono alcune volte che lei è rilassata, altre volte che quando lui è vicino gira il muso, altre volte ancora che lei va in punta come i cani da caccia quando lui arriva, cioè si ferma con la coda dritta, no, mai fissandolo, No, cioè si mette in tipo punta la caccia, da caccia con la cosa dritta e sta lì. Però che aspetta che lui finisca di annusarlo, sempre con lo sguardo un'altra parte. Alcune volte lo fa, altre no. Sì, non è mai rilassata in sostanza. Tant'è che ci sono alcune volte che invece lo è rilassata. Però quando l'hai mollata l'altra volta? Lui è andato diretto su Emma a nasarla. Lui va sempre prima su Emma. Bianca l'ha buttata in gioco, nel senso che ha cercato di farla simpatica, ha preso la palla, è corsa dentro con la palla, poi è tornata fuori con la palla in bocca, passandogli di fianco. In qualche modo non ha raccolto, ma lei secondo me gli stava, cioè in realtà lui ha raccolto. Ha capito che lei non ne voleva? No, forse ha capito, lei lo tende... tenta di spezzare la tensione quando lui esce, no? Perché lui quando esce deve rimarcare le sue priorità, no? Quindi esce. Vabbè, vi apro dal cancello. Ah, perché tu dici che se noi entriamo così, Bianca. Sì. No, beh, Bianca, anche lei vi punta, ma cioè. No, perché vorrei sicuramente che tu... non prendi lo spavento che hai preso e non succede. Come te la fai per dire? No, dai. Bastarda. Ma cosa sei stata? Era una pozza dove c'era arrivata dei fossi, ma adesso era poi la... No, per poi esatto, lo usa per l'irrigazione, ma è una cosa molto vecchia. Lei è già qua alla mia sinistra. Ma anche il nero, se ci fosse il nero farebbe la stessa cosa. Sì. Emma invece. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qua all'ombra. Allora, lei è già qui alla mia sinistra. Però aspetta, voi rimani, perché adesso ha capito che ci sono delle altre persone. No, è tornata qua. Ha capito che ci sono delle altre persone.
Lei appena esco mette le zampe qua, vedi? Ciao così. Tata! E prima vai brava, a... dicendo, oh, ma vieni giù, ti muovi e... Scarface. Allora, dai che andavi... Posso scendere? Sì, sì, dalla finestra. Ma io sì, perché avrei piacere che si valutasse... Ciao Emma! Noi non esistiamo per Bianca. Hai visto come mi sta? Ciao Duccio! Non è sulla difensiva, sul... Oddio, forse...
atteggiamento, anche lei si è rilassatissima. Sarà che caldo che li stelle. Però lavorandoci quelle cose. Perché c'è pure di un cambiamento? Io la vedo più rilassata in generale, poi chiaro sarà pressione bassa come me perché ci sono 35 gradi, non lo so, però più, cioè, se tu mi dici appunto gli esercizi, tu già vedi che ha smesso di... Ah, ecco, mentre la lui la guarda, ti volevo dire che quella cosa là di internet, perché ho parlato con una mia amica, ti volevo... Mi sono un po' arrangiata in altri modi, cioè quella cosa lì andrebbe molto bene per l'Emma. Perché con lei ho fatto allora il discorso del pugno, il discorso del croccantino su un gradino, sì. No? E di farlo sedere, sì. Lo fa. Il discorso della scatola, così, sì. Con le palline. Poi una mia amica, che lei è un labrador, ho detto che ci ha lavorato quando era piccolo un anno. Allora cosa ho fatto? Ho preso, mi ha detto alcune cose, no? Lei addirittura adesso fa i nascondigli in casa, lei. Allora mi ha detto di prendere, che l'ho fatto, simil Tupperware, sì. Con tintore di plastica, di metterlo a testa in giù così, sì. E che lei doveva trovare il modo, prima lo spingeva col muso, poi adesso lo prende con di bianco. Ok, perfetto. Le ma, forse una volta ho provato con la scatola, ma sì, te l'ho detto, le ma anche col croccantino così fa fatica a guardarmi. Sì, poi la è una rinunciataria, loro sono ancora più giovani, sono giovani, sono molto esuberanti. Penso che con lei l'ho fatta anche con la scatola della pizza, cioè dove avevo strappato solo un lato, infilandoglieli dentro, sì. Dai certo, dai. Brava! Allora, la prima volta l'ho preso in bocca e quindi inavvertitamente i croccantini sono scesi e via. L'altra l'ha praticamente sventrata, l'ha preso in bocca. Più esercizi così fai, più vai di fantasia per fare gli esercizi dove lei scala i soldi. La cosa più dura che mi ci metterò a lavorare a settembre perché è col caldo è il fatto del guinzaglio, perché lei è molto abituata ad andare libera. Anche con le gambe in vita? Sì, è dura. Cioè dopo 8 anni fallo il discorso del guinzaglio legato in vita anche per fare anche 5 minuti in giardino per insegnarle. Ma lei vede la differenza, cioè però già in giardino, la faccio così perché in giardino per me è molto gnocca, è dura fuori perché è fuori dalla allora recinzione, lei che entri e esci, cioè te la vedi in giardino, poi esci, fai... Appena vedi che lei va in pensione e comincia a farsi fatti suoi, torna in giardino e capito? In modo che lei abbassi il livello di mi faccio dentro e fuori un po'. No? Tanto è che non mi spieghi cos'è questa cosa qua che... Ah, non l'ho mai vista io. Scusate un attimo, vi chiedo scusa che faccio una telefonata a Stefano. Senti, dopo quando andate via, intanto ce l'ho qui vicino, andiamo un attimo al banco perché mi sono dimenticata di prendere i soldi. Tanto c'è il bancomat qui, non è quello andare molto lontano. E lui dove ti ha preso su? A Modena. A Modena vi siete incontrati? Avete fatto i giardini? No, mi ha fatto Vignolese, scusami, Estense. Ari da Montale. Perché si può andare anche dalla giardina, sono solo. No, ma mi faccio una cosa prima. Gio è molto preoccupato. Lo capisco. Mi ha detto, ma non è che però dopo puoi andare in giro da restare tutti, lo sai? No, no. Esperienza. Vieni.
Stai ferma, Moni. Yeah.
si è alzata, ma... Stai lì. Sì, sì. Che pacifica, ok, scodinzola, d'accordo. Bravo! Sei preoccupata, amore? E guarda lei. E guarda noi, e guarda lei. Ok, prova a uscire e chiamartelo con te. Lui? Sì? Vieni, tanto. Amore. Che andiamo in terra di nessuno, va. Scodinzola. Oh, vai pure là dentro. Vieni, vieni pure, non ti fermare, vieni pure, vieni pure, vieni pure. Ma così non la forza. Vieni, vieni, vieni pure, vieni pure. Cammina, cammina, non ti fermare. No, tu fai la tua strada e io la mia. Perfetto. Così ci arriva dietro, ci annusa la sua maniera. Ma quindi c'eri anche tu a Londra? Ok. Mm. Ok. Perfetto. Ok. Dio mio. Avrei bisogno delle mie borse. Tu cosa hai lì dentro? La borsa con dei giochi, delle robe. Niente. Perché io rovesciavo le mie cose. Cioè vuoi che metta giù delle cose? Buttali in terra, buttali in terra, buttali in terra. Mi senti? Ok. Nicola? Brava, buttalo mi lì. Senti? Buttalo lì. Bravi. C'è la voce, scusa, perché c'è la voce che va e che viene. Brava. Volendo anche occhiali. Beh no, vuoi buttare giù anche qualche frullicino. Sì, aspetta un attimo, ho Nicola. Ci sono delle cacche. Ho visto, tranquilla. Ok, dimmi. L'iPod, no, no, basta maledino. Così, può essere così. Butta giù qualcosa magari. Qualche frullicino. Sì. In terra, ok. C'è il libretto della giapponese, ma me lo tengo io. No, ma può essere sufficiente, ok. Brava. Si brucia sto sole. Bene. Però io lui non lo guardo mai, No, non guardarlo. Ok.
Puoi dargli un bocconcino. Con la mano? È rovesciato, sì. Lo puoi dare a lui. Ti poni. Ecco. A palmo aperto, brava, anche magari bravissima. Brava, molto bene. Molto bene. Bravo topo. Ok, molto bene. Bravo. Ok. Cerca, ok. Puoi raccattare sulle tue robe, piano pianino. Mi fai cercare un po' là, così. Tiri su. Ok. Guarda che c'hai anche il guinzaglio. Sì, sì, sì. Evitavo di andargli sotto mentre lui aveva i crocchini. Allora, il discorso è che... Bravissimo. Bravo, cipollino. No, lo porta alla fine, lui ha fatto l'amministratore un pagamento di 1500 euro su un preventivo di 4500-5000 e gli abbiamo detto che al momento non ci devono essere più pagamenti futuri perché è quello l'abbiamo già fermato, quindi pianino, tranquillo. Pianino, lei è comunque non... insomma, non è una sveglia, ha dato delle risposte e così. Sì, bravo. Fava permette. Bravo. Cioè, Fava. Bravo, Duccio. Ok. È un amministratore che non va bene, soprattutto non va bene okay. Il nostro condominio. Camminiamoci piano piano. Le cose ordinarie, ti approvo il bilancio, sono capaci tutti. Continua a cercarlo. Ma se va di ricerca olfattiva mi sta anche bene. Importante non far movimenti bruschi perché è molto in allerta. Ma è anche molto rilassato. Sì, ma lì ci sono cioè varie cose. Uno perché. Prova a darmene qualcuno anche a me. Non ci sa, cioè c'è non un è po'? Una persona svelta. In più è avvalorato dal fatto che non ha dei collaboratori validi. Bravo! Attento che sopra manca, però sul cibo non mi sembra molto... ...di quelli che riesce a gestire e comunque lui è... Bravo! ...in una situazione diversa, con poco... E in realtà io gli metto le mani in bocca, non cambia niente. ...non è una persona di polso, una persona che... cioè... Succona! Ok, in due, ok. Bianca qua? Sì. Seduti. Bravissimi! Okay. Sì, però ti dico, ho capito, però il discorso non è quella cosa lì, è che se noi... Ci facciamo una passeggiatina un po', ci distogliamo da sto cibo. Cose, perché sì. L'Elisa è già sul piede di guerra. Lo finiamo? Dopo. Andiamo a fare due passi che ci seguono un po' così. Che vabbè, per fare i lavori bisogna avere... Se esce dall'orbita della... Andiamo là, andiamo a vedere. Sì, se esce dall'orbita. Proviamo. Però ti dico, Fava, secondo me, non ha il carattere. Parto comunque dal presupposto che noi siamo dei condomini particolari, perché la maggior parte di noi è persone dei decisi, dove si vuole andare su un punto e ognuno vuole avere la sua. Perché controlla me, non controlla te? Beh, tu per il settore del cibo, chissà. Magari. Dici che è solo il cibo? Non lo so. Devi vedere se a un certo punto si ferma. Bravo! Non gli sto dando niente? No, bravo. Proviamo ad andare di là. Però io ti dico anche una cosa molto fondamentale, che noi oggi abbiamo fatto la parte e l'abbiamo cercato parla. Noi ne avevamo chiamalo pure, che venga anche lui. Bravo Topi! Oh. Dagli pure un bocconcino qui.
Vieni, Duccio, Duccio. Duccio? Vieni, amore. Bravo. Ok. Piano, l'hai perso. Chiamati lei. Vieni, Duccio? Bianca. Vieni, Gru, vieni. Bravo, Toppi. Bravissimo. Bravissimi. Pianino, molto pianino. Ma che bravi questi bimbi, è vero? Ma sì, molto bravi. Ma te ti sembra un labrador, labrador? È strano sto cane. C'è quasi il braccio. Oh, ma ti sei svegliata? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao Emma. Lei è un labrador vecchio stile. Vediamo che succede. C'è anche la vecchia. Tutti qui? Prova da... Io ho due mani però, non sono la... La Dea Kali, pianino, pianino, pianino. Tieni, Emma. La più smodata. Pianino, pianino. Occhio. Sì, sì, no, lui è delicatissimo. È da questa situazione capace che gli passa una farfalla davanti e diventa un altro cane. Ok. Tra l'altro non c'è neanche l'Elena in questo momento. Elena mi ha detto che ha iniziato a fare qualcosa con lui comunque. Visto? È questo modo. È andato a controllare l'Elena. Pensa a te. No, quello lì no. Io ad esempio personalmente ho fatto le prime due rap. La terza a questo punto oggi. Aveva senso di fare entro giugno per questa cosa qua. Vabbè. No, a me mi dispiace che delle volte sono state tagliate, perché se questo si sapeva prima, poi sai, non tutti c'erano, sono stati una gestione da lorda. Veramente bello. Aspetta un attimo, io non ho fatto niente, non so perché lui. Duccio! Dov'è? Era entrato in casa. Duccio! Vieni! Ciao, patatone! Ciao! Ok, cosa è successo? Caldo? Cosa è successo? Cosa è successo? È quello che infatti noi gli chiedevamo. Vieni, tatanca! Oh, ci mettiamo all'ombra che ragioniamo, perché al suo i cani diventano matti, Pianino, pianino. Quindi facciamo subito la cerchiari e gli chiedo una lettura con le motivazioni, come vengono fatti gli aggancio, cioè capire come questo lavoro è stato eseguito. Lui dice che l'ha chiamata dopo due o tre giorni e che gli ha scritto una mail e non è una relazione, e la relazione è stata quelle tre righe che tu dimmi se si può chiamare agghiaccianti, dove lei dice che i lavori che sono stati fatti vanno bene. Bravissimi, bravi. Sì, no, infatti. Vieni. Vieni, Grillo. Vai sulla linea. Ciao tesoro. Ciao Topi. Scusi, almeno sto molto. Ok. Madonna. Mangiate troppo, è piccolo.
cosa succede? Si è contratto subito. Hai visto lei? Si è leccato, ok. Tutte le cicatrici? Leccato, pacificato. Va bene, dai. Lucio, Lucio, vieni Grillo. Bravo. Vieni tu pure. Ok, che si sposta, bravissimo. Questa è la mano, ok. Bravo tu pure. Bravo tu pure. Bravissimo. Quelle sono le palle, lasciale stare. Non mi interessa. Volete le more? Sono buonissime. Le sta mangiando Duccio? Ah, lo so, bravo ghiotto. Topo. È bravo, ghiotto? Topo. Ma anche la bianca che mangia. Bravo Topo. Vabbè, pare che lui mangia di tutto. Allora? No, è andato bene, si mangia anche allora... di più. Oh, ma bravo. Bravo. Ma bravo. Ma sì, ciao. 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 Ciao, Tato. Eh? Ancora, ancora, sì, ok. Sì, ciao, ok. Così, così. Ma perché tu gli tocchi la testa? No, l'ha toccata bene, ok. Però così. Ah. E lui ha gradito. E... No, cioè, fa conto che sta proprio toccandolo. Secondo me sì. Sì, 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 no, no, va benissimo. Sì. Bravissimo lui. Grazie, bacini. Sì, sono io. Puzzi. Puzzi. Cosa fai? Puzzi. A questi cani che piace molto l'acqua, e dagli un po' il diversivo con... chiedo a Gianchi. È uno di quei bei bacinelloni d'acqua, no, dove vanno dentro, si rinfrescono, che gli piace il contatto con l'acqua, li rasserenano. Oh. Sai quei bei se ci fosse quella vasca là con l'acqua, ce li trovi dentro a mollo tutto il giorno. Perché quella là, quella sorta sui di... cani insicuri ha un bel effetto l'acqua. Sì. Hai presente quelle bacinelle che si usavano un tempo nere, gigantesche, di campagna? Io ce l'avevo in campagna da una vita, saranno... Ma sì, le bacinelle, quelle... Quelle nere che si usavano, sì, ma me... ce ne sta uno, quelle nere... Sì, ma ci vanno dentro e poi ci vengono fuori, però l'immergersi nell'acqua... Ma sì, posso guardare anche quelle cose alla metro, ce ne sono tante, sono le mini piscine per bambini... Te le rompono però... Eh. Invece quelle bacinelle lì nere, ma sono roba da campagna... Sono quelle sì, con no. cui si raccoglieva l'uva, credo. Sì, esatto. Sì, sì, sì. Allora, se tu vai a vedere quelle lì, le mastelle, sì, quella lì o comunque è materiale rigido. Non... È materiale rigido, loro ci vanno dentro, ci sguazzano, perché tanto è ovvio che non ci nuotano, è ovvio, però ci sguazzano, si bagnano tutti, poi ci vengono fuori tutti belli bagnati e lì piace adesso tanti. Vedo, io vedo l'ho messa, trovo. Io l'avevo nella stalla, l'ho tirata fuori, ci ho messo subito dentro l'acqua, poi cambio l'acqua una volta al giorno perché chiaramente... Ma adesso vedo, so qualcosa... E gliela metti, provi a mettere da lui. Gliela lasci di là da lui. Perché si... l'acqua c'ha un effetto anche calmante. Sì, sì. Oltre che rinfrescante, che ovviamente... non so. Dopo facciamo la spedizione con le Labrador. Quando si verificano queste cose, che lui viene da te come per dire... Tu l'hai un attimo, ti sei dato un po', lui è venuto via. Tocca anche un po' anche lui, per dire. Se sei così, no, mentre è così che stai toccando lei. Non lo escludo. Ah, non sì, alcune volte lo faccio. Sì, no, fallo pure che a lui fa bene, come dire, ok, come ho fatto con lui, adesso fai con lei. Perfetto. Vedi, questa è una bella roba. Sì, sì, no, le faccio queste che tutte si avvicina, o che io se magari vedo, vado via, mi allontano tutte e due, oppure li tocco tutte e due. Nessun cane adottabile. Perché io ho fatto... Allora io gli ho detto dopo, anche con lei, perché dopo è arrivata lei, gli ho detto, guarda, ho detto col pubblico però non è il sistema, ho detto fa perdere.